del Bounty Hunter, ma veramente prontezza di riflessi, ottimo posizionamento, gli hanno impedito qualsiasi tipo di azione. Sì, ora l'auto destroyer è down, che il troll l'ha evitata con la BKB, certo, è morta Solaris talmente sotto la sua ulti, e quindi adesso se vogliono contestare, puoi prendere Roshan, i Diven, non hanno problemi. Intanto partono violentemente, rotation, Elder Titan molto 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 cocky con quel double damage, sarà una kill aggiuntiva per la Luna. Luna che sta, diciamo, correndo in difesa verso la sua BKB, cercherà di prendere più farm possibile adesso dalla jungle, ma sarà dura perché non possono permettergli assolutamente questa BKB. BKB bloccherebbe in parte Elder Titan, non completamente ricordiamo, ma questo è vero, ma sicuramente ti blocca un'initiation da parte del Nyx, in quanto il suo stun è violento, la possibilità di poter tirare la tua ulti completamente senza aver paura di stun da parte sempre del Nyx, e la possibilità di non essere bloccata dalla CM. Inoltre, la ulti della CM, che potrebbe, ripeto, essere Oh, un lo fattore smoke, però rilevante durante le sono teamfight. passati davanti, scusate, smoke, sono passati davanti alla Sentry, quella che c'ha Secret Shop, quindi sapevano che c'era uno smoke, però sono stati presi lo stesso. Sì, completamente presi. Intanto Triste. parte la ulti dell'Elder Titan, non prenderà nessuno, parte la teamfight è in atto, vediamo, oramai questo Troll Warlord violentissimo, la smoke andrà via, Troll Warlord perde completamente intanto ulti di Elder Titan da parte di Rubick, e vediamo, non riescono a vincere il trade, non riescono in alcun modo a vincere il trade, e si chiuderà qua. Questa ovviamente 4 eroi down dalla parte degli Ipel, parte da Ayer. Soltanto due eroi down, per giunta support, è abbastanza brutta. Questa BKB sul Troll Warlord si sente perché è molto molto pesante, si fa sentire, ma soprattutto il damage che riesce a tirare fuori durante la teamfight è assurdo. Ovviamente Clockwork che poi cerca di andare sempre fisso in uno versus uno Sì, con la Luna, molto anche molto intelligente. Giocano importante. molto intelligente. L'Elder Titan ovviamente con le sue spell splitta il team nemico, sia per lo stomp che per la ulti, che è proprio uno split della terra. E il Clockwork manda ancora in uno contro uno. Il Troll cerca l'uno contro uno. Anche l'Elder Titan può cercare l'uno contro uno col damage aumentato e la ulti del Troll attiva può fare un sacco di danno. Quindi Intanto sì, splitta il team nemico. spottano la Ecco, TP, ancora. guardiamo Clockwork, veramente un altro 1v1 fisso contro Luna. Crystal Maiden che non viene particolarmente focussata, riesce a tirare fuori una buona ulti. Vediamo Rubick sta cercando di menappare, di fare questa ulti di Crystal Maiden. Certo, permette di nuovo a Bounty Hunter Sand King di salvarsi, ma è un'altra tower che andrà giù diciamo, da parte degli Ipel, a vantaggio del Team Life. Andiamo a vedere un po' di statistica, un po' di differenze, più 10.000 differenze in exp per quanto riguarda il gold, non voglio guardare più 15.000. Questo cosa significa? Questo cosa significa? Significa che all'interno della tua team fight ovviamente loro hanno di gran lunga molti più item e stanno aspettando soltanto quegli item di utility importanti quale mechanism, ma soprattutto il carry avversario è veramente veramente farmato, hanno perso tutte le tower. E invece abbiamo ancora le T1 attive da parte del Team Life. E se prima era un match in cui veniva, diciamo, giocato più o meno, più o meno in parità, più o meno con le stesse carte, adesso la lancetta veramente sta pendendo per il Team Life. Hanno semplicemente più potential, ma soprattutto hanno un buon focus. Ottimo focus perché, ripetiamo, Clockwork cerca sempre l'1v1 versus Luna, cerca di isolarla dal resto del team, cerca di isolare quella ulti. Elder Titan ovviamente splitta il team avversario tramite le sue abilità. Intanto ovviamente questo Roshan non contestato, abbiamo Manta, abbiamo BKB, abbiamo Roshan su questo Troll Warlord, non può essere stoppato. E come dicevamo, ovviamente anche i support, tra cui Crystal Maiden, cercano di lockare i bersagli principali. L'unico che si salva giustamente è Bounty Hunter, per via dell'assenza di Dust o di Sentry nella zona della teamfight, e Sand King che dopo aver fatto lockdown semplicemente fa una channel ed scappa. Devono rigirarsi, intanto vediamo questa TP da parte di Troll, è violento, è violento, può andare in, hanno intanto una track su di lui, ma da solo è riuscito a spaventare un team di 5 persone.
Sì, un timido tentativo di trovare spazio, magari uscendo almeno una tier 1, ma non è possibile. In questo momento non è possibile. Anche se c'era solo il troll, chiunque con una TP o anche il Crocker da lunga distanza, con Luke poteva rientrare nella teamfight. Intanto E Luna è vediamo della andato qua giù. Nautilus. Ottima, ottima azione da parte di Clockwork e Elder Clocker con combinati. BKB. Sì. Clockwork che non può essere bloccato in alcun modo. Intanto vediamo Crystal Maiden che è quella un Bella po' più ulti. squash. Intanto veramente bella ulti, vediamo, è veramente in ginocchio. L'Outward dovrà ritirarsi dalla teamfight. Crystal non è stata salvata, ma comunque Elder ha dato abbastanza spazio. E per spazio intendiamo anche la possibilità di killare. Intanto vediamo Sentinel riesce a tirare fuori una bella ulti, ma purtroppo isolato in un matchup di 1 vs 3. È abbastanza brutta la Lo situazione. snipe dell'Elder Titan sul Monte Hunter invisibile. Ah, ma senti, guarda, ok, è un po' uno snipe. È una Viene neanche chiamato botta, GG, ovviamente. viene chiamato GG e quindi ovviamente game best of 3, poiché siamo ancora nel winner bracket, e aspettateci ovviamente per il prossimo match. A tra pochissimo.
We'll be right back.